Medie imprese lombarde chiedono attenzione, più attenzione da Regione Lombardia. Chiedono l'attenzione che meritano e la Regione Lombardia ha messo in campo tante misure per facilitare l'accesso al credito, l'internazionalizzazione, i pagamenti dei debiti che le pubbliche amministrazioni hanno nei confronti delle imprese. Centinaia di milioni di euro che sono a disposizione delle imprese, uno sforzo importante che però le imprese meritano. Lamentano anche il fatto che non sono state risparmiate dall'aumento dell'IMU, ma a proposito c'è anche la rivolta dei sindaci in questi giorni. Sì, la manovra del governo da questo punto di vista è veramente negativa nei confronti delle imprese e nei confronti dei comuni. I comuni sono in rivolta giustamente e credo che potrebbero fare anche delle azioni clamorose. Noi, la Regione, è al fianco dei comuni lombardi, perché la loro battaglia è la battaglia giusta. Non si può dire cancelliamo l'IMU e poi chiediamo ai comuni, costringiamo i comuni ad aumentare la pressione fiscale. È una misura assolutamente sbagliata che va modificata e stiamo studiando iniziative anche con i comuni per far cambiare idea al Parlamento. Ma dura questo governo? Dipende. Dipende dalla manovra, dipende da quello che succederà nei prossimi 15 giorni e non escludo che il governo possa cadere se va ad elezioni anticipate a marzo. Quindi il congresso del PD potrebbe essere lo spartiacque dopo l'avviso di Renzi ieri? Sì, c'è anche questa difficoltà per il governo, e cioè quello che Renzi vuole fare. Io penso che Renzi voglia vincere il congresso del PD, far cadere Letta e prendere il suo posto, è scritto, è una cosa che lui ha in mente di fare e penso che Letta dovrebbe guardarsi da lui più che da altri della sua maggioranza, perché questo è il disegno di Letta. Nel caso non succedesse voi partecipereste a un processo di riforme come chiedono anche dal governo? Noi abbiamo espresso un voto di astensione quando è nato il governo Letta proprio per questo, perché aveva detto nel suo programma in 18 mesi faremo le riforme. Per ora non si è visto nulla, quindi noi diamo un giudizio finora complessivamente negativo del governo Letta, molto negativo, tranne per alcune lodevoli eccezioni. Il ministro Lupi per le infrastrutture ci sta dando una grossa mano e su questo devo dire che sono molto ottimista sulla realizzazione delle infrastrutture in Lombardia, grazie al sostegno del governo e di Lupi. E poi su Expo, ma a parte questi due casi, l'azione del governo è stata assolutamente penalizzante per la Lombardia. La Lega chiede l'abolizione della legge Merlin dalla Regione? Sì, c'è un'iniziativa interessante che viene presentata oggi. La Lega in questa fase di ripresa dell'attività, di rinnovamento, nei prossimi 15 giorni i militanti decideranno il futuro della Lega. A partire da sabato, con le primarie, i militanti dovranno scegliere tra Bossi e Salvini. E poi la domenica successiva, il 15 a Torino, il congresso che incoronerà il nuovo segretario federale. È quindi un momento di grande vivacità, sta riprendendo l'adesione, vedo segnali molto positivi e sono assolutamente ottimista. La Lega sarà protagonista anche nella prossima stagione politica. La chiusura dell'indagine su Bossi cambia qualcosa? No, da questo punto di vista no, ce l'aspettavamo, però mi pare che stiamo seguendo con attenzione, ma la Lega in questo è parte offesa, non è coinvolta direttamente.